Oggi abbiamo in audizione la Banca d'Italia e l'ABI sul tema della cosiddetta legge mutande. Mi scuso per la trivialità, diciamo, dell'espressione. È quel disegno di legge che propone, insomma, in realtà ce ne sono tre o quattro alla fine, perché dopo l'iniziale proposta di Fratelli d'Italia altri gruppi si sono affiancati proponendo il loro modello, diciamo, di gestione del problema. È quel disegno di legge che sostanzialmente propone in qualche forma il reingresso del debitore nell'acquisto, diciamo, del suo credito, una volta che esso una volta che di esso la banca voglia disfarsi, per cederlo a una società di gestione. Sapete che le regole europee, negoziate brillantemente in Europa dal ministro Gualtieri quando era il presidente della commissione Econ, hanno imposto alle banche italiane una cura dimagrante fortissima, imponendo loro di smaltire in qualche modo i cosiddetti NPL, non performing loans, sofferenze bancarie, cioè i crediti rispetto ai quali il debitore si trovava in difficoltà nell'onorare le scadenze, aveva dei ritardi, eccetera, eccetera. Questi crediti sono ovviamente, queste sofferenze sono ovviamente un fattore di rischio per la banca. Perché? Beh, perché se uno comincia a non pagarti una rata, poi c'è il rischio che non ti paghi neanche le altre, e quindi naturalmente tu pensi di avere all'attivo un credito e invece magari non ce l'hai. Quindi questa attività di smaltimento delle sofferenze, un linguaggio che comunque a me non piace tanto, ma insomma, viene anche definita con un termine inglese de-risking, cioè srischiamento, abbattimento del rischio insito nel fatto di avere dei crediti di dubbia esigibilità. Ecco, qui si comincia a capire di che si parla, crediti di dubbia esigibilità. Ma purtroppo, apro e chiudo un'altra parentesi lessicale, tutto il linguaggio economico per motivi molto semplici, cioè per prendervi in giro, insomma, viene infiltrato da categorie moralistiche, la sofferenza, la credibilità. Questi crediti di dubbia esigibilità indubbiamente costituiscono un problema, nessuno può negarlo. La soluzione proposta dall'Unione Europea, sotto i brillanti auspici del nostro sempre valido ministro Gualtieri, qual è stata? Beh, è molto semplice, tu c'hai il credito, la banca che fa? Lo piglia e lo vende, realizzando subito qualcosa. Quindi a questo punto il rischio non c'è più. Certo, il rischio non c'è più, però c'è in qualche modo anche meno capitale, perché tu hai scritta una cosa a 100, la vendi a 17 a uno che, con le buone o con le cattive, magari ottiene 34. Quindi hai una serie di società specializzate che guadagnano praticamente il 100% sulle partite che acquistano dalle banche, e la banca che, partendo da 100 dubbio, arriva a 17 certo. Ora, per carità di Dio, potessi avere io delle certezze nella vita, sarei il primo a dire che non hanno prezzo, però insomma l'83% di quello che ho in tasca è un prezzo molto alto per avere delle certezze, non so se ci siamo capiti. Allora, questo meccanismo, che ovviamente, come dire, ha incontrato il massimo favore dell'Europa che sta con le società, diciamo, con le società veicolo, con le società di recupero, insomma, di queste sofferenze, con
qualcuno li chiama fondi avvoltoio, perché poi naturalmente una volta che tu metti il moralismo nel linguaggio economico, il moralismo è una cancrena, no? Per cui un po' come il grillismo, no? È inutile che ci prendiamo in giro, è abbastanza evidente a chiunque segua il dibattito anche sui territori, insomma, che il grillismo ha metastatizzato per certi versi anche noi, purtroppo, una cosa gravissima. Dobbiamo assolutamente curarci, insomma, o curare quelli di noi che dirazzano, insomma, ma questo è un altro tema. Comunque, vi spiegavo come funziona per farvi capire la legge mutande e dove interviene. Cioè, il discorso sarebbe: la banca a un certo punto decide di cedere un credito a 17 e si vuole dare al debitore, che doveva 100, il diritto di rientrare e quindi saldare, estinguere il debito con, magari non con 17, con 25, d'accordo? In modo da alleviare chi è in situazioni di, ovviamente in situazioni di oggettiva difficoltà, eccetera, eccetera. Oh, non è un tana liberi tutti, eh? Cioè, non vuol dire che adesso chiunque si faccia prestare 100 da una banca in futuro gli ridarà 25. Ovviamente non funziona così, perché altrimenti ci sarebbe un evidente problema di moral hazard. Io sono convinto che gli italiani non siano un popolo di delinquenti, ma se esistesse una possibilità simile, il rischio fondato che qualcuno potesse approfittare di questa bonanza ovviamente si pone. No, in realtà le proposte di legge pongono dei paletti sia temporali che di altro tipo per evitare il rischio del cosiddetto azzardo morale, cioè del comportamento sleale del debitore. Intanto le sofferenze sono prese in considerazione, sono quelle maturate nel periodo più grave della crisi economica, non della crisi pandemica, della precedente crisi, perché naturalmente sta roba si protrae nel tempo. Apro e chiudo una parentesi per dire che la Banca d'Italia buona, diciamo, quella che piace a noi, quella che studia, quella che analizza i dati con serenità, con competenza, non quella che fa politica al posto dei politici, quella che fa tecnica, che fa approfondimento nei suoi studi, ci ha dimostrato che se invece la banca le sofferenze se le tiene in pancia e le gestisce, diciamo così, allungando i tempi, invece di avere 17 subito riesce ad avere lei 34 o anche 40 o anche 50, in qualche caso anche 100, dando al debitore un po' di respiro, che è una cosa perfettamente normale, no? Questo per aggiungere il quadro. La legge mutande si chiama così perché un avvocato napoletano la perorò, diciamo, la causa della sua adozione al presidente Conte, rivolgendosi adesso da un balcone di un palazzo napoletano a quello di fronte, cui era affacciato Conte. E diciamo così, l'avvocato più credibile era in mutande, quindi non Conte, quell'altro. E quindi da qui il nomignolo di legge mutande, quindi la legge che prevede il reingresso, insomma, del debitore, ovviamente pagando un prezzo, eccetera, eccetera. In questo modo, diciamo così, in teoria ci dovrebbero guadagnare tutti, questa è la logica. Non sto difendendo, diciamo, questo disegno di legge, apro e chiudo una parentesi, sto solo, diciamo, esponendo le ragioni di chi lo propone. Ci dovrebbero guadagnare tutti, la banca perché magari invece del 17 che gli danno gli strozzini si prende, non so, il 25 che gli dà lo strozzato, insomma, se riesce a rimettersi in piedi. Lo strozzato perché in qualche modo, diciamo così, riesce a togliersi un peso economico e avere una ripartenza. È chiaro che la questione è altamente opinabile. Come vi potete immaginare, la Banca d'Italia ha espresso un parere contrario, ma voglio ricordare che nel corso degli anni la Banca d'Italia è stata favorevole al bail-in, favorevole più in generale all'unione bancaria, favorevole a una serie di aggregazioni bancarie che si sono risolte in disastri o comunque in situazioni di come dire, gravi criticità, ne cito solo due, Popolare Bari e Montepaschi, favorevole a tante cose che poi non sono andate benissimo.
E quindi la domanda è: ma io che ci faccio adesso sul Lungotevere per andare ad ascoltare in audizione Banca d'Italia e ABI, che ogni volta che c'era una scelta da prendere in campo bancario hanno sempre e risolutamente indicato la strada sbagliata? E questa è la domanda che mi faccio. E la risposta è: perché è il mio lavoro. Glielo farò notare che loro hanno sempre, diciamo così, preso, indicato la strada sbagliata, si sono sempre schierati dalla parte del torto perché era quella che l'Europa gli indicava come la strada della ragione, che quindi sinceramente del loro riverito parere forse potremmo anche farne a meno, perché possiamo tranquillamente fallire in base alle informazioni che abbiamo, senza avere informazioni distorte da chi obbedisce a logiche rispettabilissime ma che magari non sono quelle dell'interesse del paese. Ma secondo me non vale neanche la pena. Io li faccio parlare, ascolto, mi organizzo il viaggio in Sicilia, faccio di sì con la testolina e basta. Cioè, diciamo, è liturgia, insomma, non cioè, è po', cioè, se volete, è il corrispettivo parlamentare del leggere i giornali o dell'ascoltare la radio. Prima stavo ascoltando radio solo lui, mi è venuto uno sbocco di bile e ho deciso di fare questa rapida diretta. Cioè, insomma, è tutto talmente chiaro, è tutto talmente trasparente, no? A questi qui io potrei tranquillamente, sapete che insomma in Italia c'è stato un dibattito con la D maiuscola, si chiama Cufinomics, c'è scritto tutto. Potrei tranquillamente dire: ma scusate, ma voi siete quelli che il bail-in andava fatto senza grandfathering? Adesso mi scuso per i meno tecnici, insomma, tecnicamente significa: siete quelli che hanno detto che andavano espropriati anche i risparmi di chi aveva comprato obbligazioni subordinate quando l'esproprio non era previsto dalla legge? La risposta fu all'epoca sì, risolutamente sì. E il direttore di ABI che dell'epoca, anche il presidente di ABI dell'epoca, sono gli stessi di adesso. Cioè, insomma, voglio dire, qui appunto ragioniamo anche sull'adesso, no? Insomma, qui bisogna anche che ne veniamo a una sulla retorica della pandemia, perché o è stata una catastrofe ed è una catastrofe, e noi questo ovviamente lo sapremo l'anno prossimo, quando insomma i dati dei morti sono come i dati del PIL, si vedono a fine anno. Quelli del PIL in realtà si consolidano dopo più di un anno, perché c'è tutta una serie di revisioni. I dati dei morti sono più attendibili perché un morto è un morto. Il PIL invece si fa con un sondaggio, che sarebbe un po' come se per stimare insomma la mortalità uno andasse in giro e sottoponesse un questionario dove c'è scritto sei vivo, sei morto, barra la casella corrispondente. È chiaro che ci possono essere degli errori di campionamento, che nel caso del sondaggio sui morti sono abbastanza, diciamo, hanno una direzione abbastanza intuibile. Ma i morti si contano, purtroppo, e ne abbiamo contati tantissimi. È stata una tragedia, ma attenzione, c'è tutto un discorso da fare, esattamente come nel caso del PIL, sulle cause, sui rimedi, sui motivi. Magari scopriremmo che abbiamo sconfitto completamente delle altre malattie e quindi forse dovremmo rivedere tutta una serie di valutazioni fatte sull'attribuzione ad alcune cause di mortalità, di alcuni decessi. Insomma, con calma capiremo quanto, diciamo, di quello che è successo, capiremo l'entità, e non sto parlando delle singole tragedie, diciamo, umane, che nessuno vuole ovviamente negare, sto parlando dell'entità complessiva, sistemica del problema, e quindi si ragionerà e si riuscirà a capire se è una catastrofe o non è una catastrofe. Secondo me lo è abbastanza, perché oggettivamente, al netto della dimensione sanitaria, su cui appunto sono necessari gli approfondimenti che vi ho detto, in termini economici è tutto molto oggettivo ed è tutto molto già misurato. Se siamo in una situazione eccezionale, bisogna applicare uno stato di eccezione, no? E prendere misure eccezionali. Perché dico questa banalità? Ma perché questa banalità ci rinvia a due riflessioni. Primo, che la legge mutande, nella sua
diciamo, con i suoi pregi e anche con i suoi difetti, con il rischio che crei problematiche di azzardo morale, eccetera, eccetera. È tipicamente una legge, diciamo, chiamata proprio già nella relazione illustrativa, questo viene esplicitamente detto, chiamata a risolvere una situazione eccezionale. Nel frattempo la situazione eccezionale è diventata, se posso dirlo, ancora più eccezionale a causa della pandemia, quindi questo in qualche modo ci promuove una riflessione. E quindi, come dire, occorrerà pure che ci si metta la testa e che si riconcili la prassi legislativa con la retorica della eccezionalità. Vabbè, questo era quello che volevo dirvi. Adesso vado a sentire quelli che non ne hanno mai azzeccata una. Li vado a sentire non azzeccare neanche la prossima. È tutto bellissimo.